Un diplomatico saluto a tutti, benvenuti nell'undicesimo video di Cazzo al Gamer. E un video in cui abbandono, perché chi c'è con me? Abbandono per un attimo la PlayStation e torno sui miei amatissimi clonazzi con il mitico E-Game, il primo clone che acquistai e unboxai nel lontano 2011. Prendiamo così il passato remoto che fa tanto figo, non lo so perché. E poi con questo... con questa nuova versione di E-Game, che ha esattamente lo stesso nome, quindi si chiama WinPlay, sulla scatola c'è scritto E-Game, che ho comprato nell'estate dell'anno scorso in un supermarket, in un centro commerciale, se non sbaglio, a Monfalcone. Dunque, stavo dicendo, sì, allora, uno di questi giochi l'avete già visto, ed è il famoso Warrior su questo E-Game. Ed è in pratica nel video, è un gioco che io in un video di gennaio 2012 avevo definito come un incrocio tra Pac-Man e Metal Gear. In realtà no, io all'epoca ero ignorante come una capra sul mondo dei videogame 8-bit e in pratica cosa ho scoperto nel corso del tempo? Che questo gioco è un clone di Nightstalker, gioco dell'Intellivision, sparatutto di tipo maze, cioè ambientato in un labirinto, in cui in pratica siamo un personaggio così prigioniero in questo labirinto che deve farsi largo tra pipistrelli, robot abbastanza cattivi, con cattive intenzioni, e poi deve liberarsi anche di un ragno che però si trova isolato in una parte della mappa. E in pratica sì, questo il genere dei maze shooter era abbastanza diffuso negli anni 80, altri giochi potrebbero rientrare in questi, cioè nei primissimi anni 80, altri giochi potrebbero rientrare in questo genere sono Berserk e Robotron, volendo, anche se sono in ambienti più aperti. E dunque, allora, questi due cloni, parlando dei due cloni, così cercando di riorganizzare un discorso sensato. Allora, uno si chiama Warrior, lo conoscevamo già, vi linko il video sotto assieme a quello dell'unboxing. Poi l'altro si chiama invece Battlefield, come la celebre serie di first person shooter bellici che va tanto di moda adesso. E dunque, se Warrior è ambientato in un ambiente normalmente di guerra, insomma, con una specie di Rambo che recupera il suo bella K-47 e va ad ammazzare tutto quello che si muove, Battlefield è particolare perché è praticamente uno sparatutto ambientato in un orto, in cui noi saremo un pomodoro, una fragola, non mi ricordo che frutto rosso siamo, e dobbiamo farci largo tra cavolini di Bruxelles e altra verdura, in un ambiente verde, allegro e molto divertente, ma quasi surreale. Bene. Oh, con questo è tutto, la smetto di sparare le mie minchiate e vi lascio il video. Ciao e al prossimo video. Buona visione. Thank you.
Thank you.